E ciao a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Kingdoms and Castles. Allora, negli scorsi episodi ci siamo lasciati con questa nuova espansione nella nostra piccola nuova penisola. E quello che faremo oggi, come vi avevo anche accennato, sarà andare avanti e cercare di espanderci il più possibile, che come potete immaginare non è altro che il nostro obiettivo di sempre, aggiungerei. Mi avete dato degli ottimi consigli tipo di stravendere questa roba qua. E io allora a questo punto aggiungerei, aumenterei ancora di più il valore di cibo, cioè aumenterei il numero di cibo da scambiare, stando comunque attenti a evitare che finisca sostanzialmente. Voglio prendermi un secondo. Voglio prendermi un secondo per ammirare cosa abbiamo fatto fino ad ora. Ragazzi, praticamente abbiamo colonizzato mezzo, se non di più, del nostro, tra virgolette, continente. Ora, la felicità è estremamente alta. L'unica cosa che mi preoccupa è la difficoltà che continua ad aumentare per gli attacchi. Quindi io stavo pensando, e se aumentassimo il numero di truppe, non sarebbe male, la butto lì. Adesso vediamo. Voi siete arcieri. Voi siete arcieri. Ok, ci sono altre truppe? Parrebbe di no. La strega dice che le piacerebbe parlarti. La strega si può anche fottere perché mi avete detto, ragazzi, che non è esattamente il massimo la strega. Ho bisogno di alcuni nuovi scaffali per i miei ingredienti incantesimo. Ok, come cazzo parli? Già, certo. Cura della peste. Cosa vuol dire? No, non la voglio. Non la voglio la tua roba. Cosa succede qua? Succede? Manca una clinica. Ma ne sono sicuro, manca una clinica. Quello oppure c'è gente morta all'interno. La metto qua la clinica. Tanto serve sempre comunque. Ora, domanda, in quale zona ci espandiamo? Tagliamo qua e ci espandiamo oppure, che ne so, tagliamo qua e ci espandiamo. Non lo so, sinceramente, non lo so. Credo che farlo qua sarebbe molto più semplice. Però sono leggermente perplesso. Allora, non abbiamo più bisogno né di carbone e né di legno. Direi che quello è a posto. E quindi il legno che è qua ipoteticamente potrebbe essere rimosso, praticamente. Mi avete detto un'altra cosa molto molto importante, e cioè che le cave hanno. Cioè, scusate, che i magazzini hanno una capacità molto ridotta. Non è quei 900 che pensavo. Questo magazzino invece ha molta più capacità ed è ciò che metteremo tipo prima di subito. Però, a questo punto mettiamo più depositi possibili, giusto perché non mi interessa. Iniziamo. Prima di tutto a spostare il fantastico esercito. Allora, voi siete arcieri. No, chi siete voi? No, voi siete spadaccini. Voi siete arcieri, giusto? Ok, così si vede molto meglio. Peccato che devo strazoomare per capirlo. Voi siete spadaccini, quindi andate qua. Ok, come siamo messi a truppe? Qua ne abbiamo 5, qua ne abbiamo 5. Abbiamo 5-5. No, fermi. 3, 3, 6, ah ah. Ma questi sono ancora arcieri. Abbiamo un botto di arcieri. E abbiamo pochissimi spadaccini. Allora, va bene così. Cioè, no, non va bene. Quindi dobbiamo addestrare un po' di persone. Un po' di spadaccini, mannaggia. Caserma? Ah, ok. Non ho abbastanza armi. O troppo lontano. Va bene, posso mettere un deposito qua e richiedere? Non so come funzioni, sinceramente. Dovrei vedere un attimo. Quindi, per favore, costruitemi. Paesano è morto di peste, rip lui. Allora, i vichinghi arrivano tra 9 anni. E so che 9 anni passano tipo in un. Per me che sto registrando. Quindi, esercito, venite qua. E voi venite. Boh, qua. Allora, ho deciso che ci espanderemo di qua. Frega niente. Quindi, castello.
What about? Facciamo così. Ok, una bella porta. E per il resto invece andiamo e basta. Ci metterò un attimo a fare tutto il giro qua. Ma ne varrà la pena. Ok. Credo, ne varrà la pena in realtà. Qua voglio tagliare. Magari qua. Sì, facciamo proprio un taglio qua. E allora, rimuovete tutta questa foresta. No, fermi. Perché c'è una tana di lupi. E quindi prima ci deve andare l'esercito. State combattendo? Lo spero proprio. Ok, allora. Parrebbe di sì. È arrivato un fantastico mercantolo. Così adesso dovrebbero poter tagliare in santa pace. Quindi abbiamo detto di qua. Problema. E proprio dove c'è l'albero ci metteremo l'entrata. Mi interessa. Bello avere le risorse come se non ci fosse un domani. Mi ricordo all'inizio quando risorse non ne avevo. La felicità è estremamente bassa, credo per la peste. No, a caso è bassa. Ok, quindi ora qua posso mettere il cancello. Va bene. Fatemici mettere un punteggio per rimozioni qua. E qua un pontile. E anche qua un pontile. Qua no, però. Cioè, qua non lo volevo. Ok. Ok. Dobbiamo aspettare che costruiscano il pontile. A parte quello, ci siamo. Anche qua, via tutti gli alberi. Ho deciso che questa zona qua non avrà. Fermi tutti perché ho appena cambiato idea. Non si sa mai. Magari potrebbe servirci. Però c'è ancora un covo di lupi. E allora voi dovete venire ad estirparli. Ok. Cerchiamo di fare meno danni possibili. E qua questa zona è sterile, peccato. Beh, certo, si potrebbe irrigare. Però cibo ne abbiamo. So why? Ma questi poveracci ci stanno arrivando senza. Senza strada. Ma no, ma dai. Strada è qualcosa di molto importante. E la mettiamo subito allora. Quella che percorre le mura sempre e comunque. È una strada molto necessaria. Poi faremo anche le rimanenti strade. Certo, se vi muovete con sto pontile magari. Ma che coincidenza. Ce la state facendo. Aspettate, devo controllare una cosa. Perché mi avete detto nello scorso episodio: Golda, è mancata una strada qua dal ponte. Le persone non possono passare. E io vi dico: ah no, ok. Vi stavo dicendo: ma che cazzo dite? E poi mi sono accorto che ho messo le scale davanti alla porta. Bravo me, bravo me. Tu sì che sei attento ai dettagli. Drogato che non sei altro. 1986 persone. Per ora siamo un pelino in recessione. Ma fa niente, perché tra poco qua avremo tutto un nuovo deposito. Un nuovo deposito, ah, volevo dire una nuova zona residenziale. Anche qua dobbiamo mettere ponteggio per rimozioni. E qua tra poco. Ok. That was fast. Ma io direi che quasi quasi, piuttosto che stare a fare di nuovo tutte le mura di qua, qua ci mettiamo un bel pontile. Pontile.
No, non posso farlo da parte a parte. No, peccato. Posso farlo solo. Non posso farlo solo, non posso. Mannaggia. Volevo collegare il muro e chiudermi il mare praticamente. Però non posso. C'è il mare, appunto. E quindi mi toccherà fare tutto il muro. Almeno fino qua. Peccato. Peccato, peccato. Il fossato poi perde di senso, effettivamente, se ci pensiamo. E quindi niente, dovrò fare tutta la zona col muro. Peccato, era una buona idea. Non ci starebbe male un porto, di qua. Ah, prima era arrivato il mercante, ma lo sono perso. Bravo me, sei sempre molto attento. E lo mettiamo qua il porto, che ci sta bene. Quante risorse abbiamo ancora? Abbastanza, sì. Abbastanza da non doverci preoccupare. Non proprio. Adesso io sto andando davvero proprio a naso, però non vedo bene. Devo andare a vedere questo punteggio per rimozioni, che può essere rimosso. O rimozionato, come mi piace dire. Allora, castello qua. Fantastico. E ci siamo. Cosa è successo? Perché? Mi dava che ero nell'oceano. Gioco io, ok? Ok, 5 anni. 5 anni. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Secondo me con tutta questa zona qua arriveremo facile facile alle 3.000 persone. La butto lì. Ma proprio la butto lì. Con questo consumerò molta pietra. L'oro non è un problema. Meno male. Ok. Ma sì, tracciamola così la strada. Mi manca soltanto questa zona qua, praticamente. Che devo ancora capire un po' come farla, cosa farci. Potrei anche solo chiuderla, in realtà. Mettere un po' di pontili. Voglio dire, why not? Così magari un po' di legna ce la teniamo, non si sa mai. Finito la pietra. Finito la pietra. È successo. È eventualmente successo che ho finito la pietra. Allora, posso comprare pietra? Certo che posso comprarla. Me la fai strapagare, ma ok. Bene. Benissimo, anzi. Ok. Andiamo a vedere un attimo se qua hanno finito di addestrare. Nessun personale. Vabbè, ok, non c'è personale perché non abbiamo persone. Coltiviamo più viveri di quanto necessario. Abbiamo troppo legno. What about we distruggiamo tutto e mettiamo depositi grandi? Vai. Ma io vi metto tutti i depositi che volete. Cioè, questo qua mi diventa la centrale Amazon, praticamente. Va bene, allora continuiamo con il nostro fantastico castello, anche se in realtà si chiamerebbe cinta muraria. E mettiamo le torri, perché eventualmente ci serviranno. Ne mettiamo un po' sparse, come al solito, ormai conoscete com'è la procedura. Ne mettiamo un po' in giro. Un po' tante in realtà, perché mi avete detto di abbondare. Ok, no, magari. Ah, sì, mi è scivolato il dito, ma va bene. 2 anni all'attacco dei vichinghi. Che, se sono stupidi come penso, arriveranno proprio da quella parte che ancora non è stata sviluppata. Però, non tutti i vichinghi sono stupidi come penso. Adesso mettiamo anche le baliste. State tranquilli, vi sento urlare. Venite, gol, metti le cazzo lì, balliste. E io ve le metto subito, state tranquilli. Tanto problemi di soldi non ne abbiamo, problemi di materiali a quanto pare non ne abbiamo. Produciamo un botto di legno, tipo un botto a livello di rompere il gioco. E quindi direi che ci siamo. No, ho sbagliato. Ecco qua. Qua va alzato ancora. Ah. E qua mettiamo degli arcieri.
Poi ballista. Ballista. Ballista per te. Ballista per te. Ballista per te. Alziamo ancora un po'. Perché ho come l'impressione che prima o poi qua ci arriverà un attacco. E aumentiamo il numero di balliste e poi ci siamo. Bene. Ma questa parte interna in realtà eviterei di metterle. Perché comunque è una parte interna e c'è già un altro giro di mura. Quindi magari le mettiamo giusto qua. E basta. Ok, quindi se fossi un vichingo, da dove arriverei? Di qua. Perché è la parte più scarna in termini di difese. Vediamo, vediamo. E io intanto rifarei arrivare l'esercito qua. Dato che quasi quasi me la sento che arriveranno da lì. Ok, i vichinghi stanno per arrivare. Questa parte oppure attaccano di qua. Se attaccano di qua dobbiamo intercettarli in qualche modo. Questo bosco vi devo dire che non mi piace molto, in realtà. Perché è denso, è molto denso. La vuoi? Wow, zia, non posso mandarteli. È una vasta cantina sotterranea. Non la metto in dubbio, però non c'ho tutta sta roba. Non ho tutto quel ferro, non ho tutti quegli strumenti. Anzi, sai che ti dico che... Davvero, non so cosa dirti. Ma voi state morendo di fame. No, no, il pozzo non può morire di fame. Troppo lontano o non disponibile. Ai ai ai, che dolor. Non ha niente qua. Sono tagliati fuori. Ah, ok, no, le sono andati a prendere. Come facciamo? Sarebbe da mettere qua vicino una zona... Ma c'hanno qua la zona coltivazione. E qua il granaio. Non è completamente attrezzato. Ah, porca troia, manca le persone. Ok, ci arriveremo. Sono arrivati i vichinghi anche. Oggetto speciale, La tecnologia frecce perforanti per ballista. Incrementa i danni direttamente subito. Cioè, che fai? O chiedi pure. Madonna. 500. Ovvio che te li vendo. E compriamo... Cosa compriamo? Di cosa abbiamo bisogno? 125. Fermiamo. Va bene così. Così mi tolgo anche questo dalla strega, perché voglio proprio compiacerla, per vedere dove ci porta tutto questo. Manca soltanto il ferro a questo punto. Ok, va bene. I vichinghi arrivano da lì e invadono dove? Da qualche parte qua. Non me l'aspettavo. Muoversi. C'è rimuoversi. Vediamo un attimo dove li possiamo far mettere sti arcieri. Vediamo se così va bene. Arrivano da qua, però potrebbe essere problematica. E vi ricordo che inoltre abbiamo soltanto due squadre di spadaccini. Sono un po' pochine. Però vediamo. Allora, chi è che abbiamo qua? Abbiamo due troll, catapulte e squadre. Due troll, catapulte e squadre. Oh! Mannaggia! E attaccano anche da quella parte. Oh boy. Va bene, vediamo un po' come fare. Questi qua sono quelli più pericolosi per ora. Ci danno meno tempo per attaccare. Vai, andate. E voi anche andate. Ok. Dai, su, fate il vostro lavoro, mannaggia voi. Ok, bene. Adesso dall'altra parte, grazie. Che per fortuna sono ancora indietro. Allora. Ovviamente si stanno ritirando. Allora. Non lo
sapevo. Arco ha distrutto cancello di pietra. Ah, orco, non arco. Ecco dove era andato a finire l'orco. Wow, hai fatto tanti danni. Non ne ha fatti in realtà. Non ne ha fatti per niente. Esattamente voi cos'è che state facendo? Se ne vanno. Piano, se ne vanno. Bene. I'm in. Ok. Nice. Sì, si stanno piano, se ne vanno. No. C'era qualcuno in più, da qualche parte. Ok, va bene, guess. Ma è fantastico. Stiamo facendo proprio tanti danni. Ok, il prossimo però è il drago. E dobbiamo soltanto vedere da dove arriva. Siamo ancora indietro con la popolazione. Anzi, siamo a meno di quanti abbiamo iniziato. Però state tranquilli, è tutto sotto controllo. Vi prometto che entro la fine dell'episodio, non so se è il primo o il secondo, saremo a posto. A posto, voglio dire, sopra ampiamente i 2000. Cos'è che continuo a sentire questi rumori? Cosa sta succedendo? Ok, prepariamo già le difese. Ve ne state andando, vero, vichinghi? Sì, decisamente se ne stanno andando. Decisamente. Siamo noi che gli rompiamo cazzo, sostanzialmente. Addio. Addio, sì, scomparite nel nulla. Ok. Stanno morendo di fame. Non è vero, non stiamo morendo di fame. E invece stiamo morendo di fame. Oh boy. Come fare? Credo dovremmo devolvere una nuova zona di questa parte qua a coltivazioni. Perché non tutta questa parte? Voglio dire, l'acquedotto è là dietro praticamente, quindi... Questo qua è un lago? No, sì? È un lago o l'oceano? Vediamo subito, vediamo la noria cosa mi dice. Troviamo un posto... Ah, la noria dice fuck you, quindi why not? Ma quindi questo qua è un enorme lago? No, questo è un oceano. E questo qua che non me lo considera lago perché, boh, a quanto pare è all'interno. Si potrebbe anche fare. Voglio dire, a sto punto. Se mettessi la noria nel fossato si può mettere, quindi. Voglio dire, dai, su. Si potrebbe anche fare. A sto punto. Io le metto troppo vicino alla noria esistente. Va bene, la ruota deve essere in acqua. Grazie se me la giri. Ok, ne metto tre e aspettiamo. Intanto spostiamo le truppe finché non arriva il drago. Davvero la gente sta morendo di fame? 300 viveri, 0 da panifici? Eppure siamo in positivo. Consumato delle abitazioni 1951. Mi sembra strano che però non producano i panifici. Davvero. Più che sembra strano mi dà fastidio. Non c'è abbastanza forza idrica? Perché non c'è abbastanza forza idrica? Cos'è successo? Non c'è abbastanza personale? Wait, what? Questo non mi piace. Addestramento, minatori, lavoratori portuali, muratori, bibliotecari, ingegneri idrici. Un po' più in su, grazie. Ok, è il momento di rimuovere. Però no, no, è un'idea del cazzo. È un'idea del cazzo. Wow, abbiamo tipo la città bloccata. Perché abbiamo poche persone. Dobbiamo assolutamente, assolutamente aumentare la popolazione. Quindi devo, purtroppo, iniziare subito a piazzare dei manieri. E davvero lo sto facendo senza ritegno, lo so, scusate. Alcuni di voi storceranno il naso. Però devo. Perché sennò qua le persone muoiono. E alle persone, a quanto pare, non piace morire. Che ci crediate o no, eh. Iniziamo a mettere qua il nuovo distretto. Quindi ora c'è...
C'è gente che ci lavora? Sì, c'è gente che ci lavora, quindi questo terreno può sostenere il cibo. E quindi finalmente, forse, possiamo lavorare? E la gente non muore di fame? Credo sia una questione di priorità, immagino. Certo, se avessimo molte più persone non sarebbe un problema. Drago avvistato, dai, su. Leviamocelo dalle palle. È sempre il solito, uno grande e due piccoli. Quindi, arcieri, muovetevi per la città come se foste dei pazzi. Boh, io direi che a grandi linee potreste andare qua. Dai. Dai, 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 io credo in voi. Uccidete il drago. Il drago è morto. Fantastico. Quello grosso è morto. Quello piccolo pure. Sono morti tutti i draghi. Fantastico. Manco gli arcieri devo scomodare. Peccato che li ho già scomodati. Dove siete? Arriveranno in qualche modo. Eccoli qua. Ciao arcieri, sentite, dovete tornare indietro. Perché sì. Ok, quindi nuovo distretto residenziale. Facciamo che lo costruiamo già, sperando di attirare un po' più di persone. Perché mi serve, sostanzialmente. Mettiamo una bella clinica qua. Mi raccomando, costruite. Davvero, non c'è, abbiamo pochissima gente. Stiamo impiegando tutti negli operatori. Cioè, ballista, arcieri, cose del genere. C'è un incendio da qualche parte. Wow! Questa roba qua può fare danni. Cerchiamo di non distruggere questo, magari. Sarebbe un peccato. Ok. Posto? Posto. Va bene. 1886. Adesso concentratevi a farvi piacere la città, perché è questo che dovete fare sostanzialmente. Stavano dicendo anche di portare qua magari un bacino idrico. Ora, io lo faccio. Però dov'è che facciamo coltivare? Perché non qua magari? Se io chiudessi qua. Vediamo un attimo. 3 e 3. Si potrebbe fare. Quindi io chiudo qua, così, alla brutta proprio. E qua dentro ci coltiviamo soltanto. Volevatevi dalle palle. Problema, ci serve un bacino idrico. E il bacino idrico qua ci arriva, ma non arriva fino in fondo. Quindi mi tocca metterti qua. No problema. Allora. Acquedotto, dato che qua ci possiamo passare. Stavo pensando però che magari se lo facciamo passare di qua è meglio. A naso, eh. Certo, mi fa un pelino schifo. Abbiamo finito la pietra, a quanto pare. E devo poi far passare il bacino. Cioè, devo far passare l'acquedotto sopra. No. Utilizzo queste tre norie piuttosto. Piuttosto utilizzo queste tre norie. Perché non mi pare il caso di far passare il tutto sull'acqua, sul fossato, bloccare il fossato per questo. Sì, decisamente non mi pare il caso. Diciamo che adesso effettivamente non è il massimo. Scendiamo con le tasse. Sperando comunque di rimanere in positivo. E sperando che si muovano a tirare su ste case. Perché adesso stiamo perdendo tanta popolazione. Diciamo che per un bel po' di popolazione non avremo problemi di disoccupazione. Vendere non posso vendere nulla, quindi posso comprare, cibo ne abbiamo. Non compro niente perché forse è meglio. Non completamente attrezzato, grazie, adesso ci metti però questo, va bene. Non c'è gente che ci lavora, effettivamente. E non so pure cosa dirvi. Ci avete ragione. Ah, di qua abbiamo finito le mura. Bene, mi sento un po' più al sicuro. Ora che me ne sono accorto. Non per altro. Torre degli acceri. Siamo senza soldi. Siamo senza soldi. E vi so dire anche il perché. Perché probabilmente gli esattori non stanno lavorando.
No, gli esattori stanno lavorando. Gli esattori stanno lavorando, decisamente. Ma dato che adesso non ci servono. Dov'è che sono? Arcieri e operatori della ballista? Cercate di andare a fare altro come lavoro, eh? Così magari mi sbloccate la città, grazie. Ok, cosa avete qua? A parte niente. Davvero, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non posso dire se sono felici o no. Cosa vi devo dire? Mercato. Chiaramente ce lo metto. Così come un deposito, magari. Ok, una bella strada. Because hey, why not? Abbiamo troppo legno. Non posso venderlo. Stiamo tirando su di nuovo un po' di soldi, per fortuna. Ora che non dobbiamo pagare più, sapete, tipo le difese. Però non mi piace comunque l'idea di rimanere indifeso. Però per dire, ad esempio, così non posso farlo. Credo. Potrei far passare l'acquedotto qua, tutto dritto proprio. Ah, però non posso farlo passare. Ah. Beh, a sto punto lo faccio passare. Ah no, non posso farlo passare per più di una casella? All'interno. Ah no. Non posso fa farlo passare in questa casella. Credo. No, sapete che non lo so. Davvero non ne ho idea. Ah no, è che sono senza pietra. Sono senza pietra per questo. Una terribile pestilenza. Vabbè. Cioè, la gente sta morendo seriamente di vecchia. Porca troia. Stanno andando a riempire nuove zone residenziali, cioè, ma allora. Ok, soldi ne abbiamo un po'. What about iniziamo a vendere tutta quella fantastica juicy carbonella che abbiamo? E tipo gliene chiediamo anche qua 500, se non 1000 magari. What about it? Ehm, 147, non abbiamo ferro. Zero. Ok, 34 persone sono arrivate, va benissimo. Oh mio Dio, hanno riempito i magazzini in un attimo. What about anche te? Inizi a richiederne parecchio, eh? Permetti ad un mercantile strano di attraccare assolutamente. Perché ce n'è bisogno. Ok. Venite di essere un po' più felici. Fantastico. Ma qua c'era un mercato, vero? Sì che c'è il mercato. Si divertono, più o meno. Taverna? Funziona. Va benissimo. Il cibo c'è. Non c'era bisogno di farsi prendere dal panico. Oh mio Dio. Oh, le norie. Funzionano. Acquedotto. All the way here. Strada, serve sempre. Costano gli acquedotti, in caso non l'aveste capito. Wow, ogni volta che tirano su il grano esce un pop-up che mi fa perdere 20 FPS. Ah, qua hanno fame. Perché nel mercato ci sono i lavoratori, qual è il problema? Non c'è problema, perché adesso le persone andranno qua e prenderanno il cibo. Giusto? Giusto? Vero? Aiuto. Guardate quanto cibo che produciamo. Dov'è il problema? Il problema è che vi pesa il culo. Lo dico io. Ecco il problema. Wow, da dove sono arrivate tutte queste persone? 2143 persone. Da dove? Quando è successo? Perché? Come? Ok. Quindi immagino che adesso non abbiamo più problemi di persone, giusto? No, decisamente non ne abbiamo. Il lavoratore del deposito però li vorrei un po' più in su, grazie. Decisamente. Perché mi serve che le persone si muovano, siano un po' più veloci. Non abbiamo ferro. Perché?
Ok, abbiamo un botto di disoccupati. Non è un problema. Riappiccichiamo qua gli operatori. Magari li buttiamo un po' in giù, però.